Menin aedetea, peleia deo Achilleos. Ulomenen, emiuria caios alge efeke. Pollas diftimus, psiucassa edipro iapsen. Eron autus deloria, teuque cunessin. Oionoi si te pasi, dios deteleto biule. Ex udeta prota diastete nerisante. Atredei este anaxandron, cae dios Achilleus. Ma chi fra gli dèi li fece lottare in contesa? Il figlio di Zeus e Latona, egli, irato col re, ma la peste fe nascer nel campo. La gente moriva perché Crise la fide trattò malamente il sacerdote. Costui venne alle navi rapide degli Achei per liberare la figlia, con riscatto infinito, avendo tra mano le bende d'Apollo che lungi saetta intorno allo scettro d'oro. E pregava tutti gli Achei, ma soprattutto i due Atridi, ordinatori d'eserciti. Atridi e voi tutti, Achei, Achei stendi robusti, a voi diano gli dei che hanno le case d'Olimpo, da battere la città di Priamo, di ben tornare in patria. E voi liberate la mia creatura, accettate il riscatto, venerando il figlio di Zeus, Apollo, che lungi saetta. Allora gli altri Achei tutti acclamarono, fosse onorato quel sacerdote, accolto quel ricco riscatto. Ma non piaceva in cuore al figlio d'Atreo, Agamennone, e lo cacciò malamente. Aggiunse comando brutale. Mai te colga, vecchio, presso le navi concave, non adesso a indugiare, non in futuro a tornare, che non dovesse servirti più nulla nello scettro, la benda del Dio. Io non la libererò, prima la coglierà vecchiaia nella mia casa, in Argo, lontano dalla patria, mentre va e viene al telaio e accorre al mio letto. Ma vattene, non mi ritare, perché sano e salvo tu parti. Disse così, tremò il vecchio, obbedì al comando e si avviò in silenzio lungo la riva del mare urlante. Ma poi, venuto in disparte, molto il veiardo pregò il Sirapullo, che partorì Latona bella chioma. Ascoltami, arco d'argento, che Crisa proteggi, e Cilla divina, e regni sovrana su Tenedo, Sminteo, se mai qualche volta un tempio gradito t'ho eretto e se mai t'ho bruciato cose pingui di tori o di capre, compimi questo voto. Paghi noi danai le lacrime mie coi tuoi danni.